Buongiorno, questo è Daily Prime Pagine, il podcast dell'ANSA per dare un'occhiata ai titoli e alle notizie delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e approfondire i temi più interessanti con la lettura di un articolo di giornalisti e giornaliste della prima agenzia di stampa italiana. Buongiorno da Chiara Campora, oggi è lunedì 18 marzo 2024. Le elezioni in Russia con il plebiscito di Putin e le proteste seggi, ma anche gli accordi sui migranti siglati con l'Egitto durante la missione al Cairo della Premier Meloni sono i temi che dominano oggi le prime pagine dei quotidiani. Spazio anche alle regionali in Basilicata con il centrosinistra che dopo la rinuncia di Domenico Lacerenza individua in Piero Marrese il nuovo candidato. Per la cronaca, l'ennesimo femminicidio che si è consumato questa volta in un appartamento alla periferia di Roma, dove una giovane donna cinese di 37 anni è stata uccisa con una coltellata dal marito durante una lite, a cui ha assistito anche la loro bimba di 5 anni. Partiamo da Repubblica. Russia, un voto da zar. Putin rieletto con oltre l'87% dei consensi dopo essersi liberato di ogni oppositore. Ora saremo più forti, dice. Il giornale dedica la grande foto a centropagina a Yulia Navalnaya, in coda per votare all'ambasciata russa a Berlino. La vedova di Navalny sfida il regime scrivendo sulla scheda il nome del marito ucciso. Nelle pagine interne la protesta dell'altra Russia con code a mezzogiorno per ricordare Navalny, il dissidente ucciso. Un'azione di protesta pacifica e soprattutto legale, si legge nell'articolo, a dispetto di anonimi SMS minatori e avvertimenti della procura. Difficile da quantificare le code di mezzogiorno sparse nei 100.000 seggi distribuiti sugli 11 fusi orari della Federazione Russa, ma è indubbio che si tratti di una goccia nell'oceano di 114 milioni di elettori russi che in 3 giorni hanno tributato al leader del Cremlino il risultato mai visto negli ultimi 24 anni al potere e in tutta la storia della Russia post-sovietica. Intanto la Casa Bianca e Bruxelles attaccano pseudo-consultazioni nel libere né corrette. Cambiamo tema sulla stampa. 7 miliardi ad Al-Sisi, Meloni archivia Regeni. Meloni in Egitto, assieme a von der Leyen, firmato un accordo su energie e migranti. La posizione su Giulio non cambia, ma le cose vanno avanti, sottolinea la Premier, che non risparmia i toni trionfalistici per la visita di ieri al Cairo. È una giornata storica, un passo importante per l'attuazione del piano Mattei e per far fronte al flusso migratorio. Vediamo nelle pagine interne in cosa consiste l'accordo. I rappresentanti europei hanno messo sul piatto del leader egiziano i 7,4 miliardi del piano d'aiuti in 3 anni, divisi per aree di intervento, 5 miliardi di prestiti agevolati, 1,8 miliardi di investimenti aggiuntivi, 600 milioni di sovvenzioni. Di questi, 200 milioni sono destinati al delicato capitolo delle migrazioni e del controllo delle frontiere marittime e terrestri. Critico il senatore del PD, Graziano Del Rio, presidente della Commissione parlamentare su Schengen e immigrazione. Un approccio fallimentare, dal governo crudeltà gratuita. Passiamo alla politica interna sul Corriere della Sera. Basilicata, l'opposizione ritrova un candidato. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle riprovano il campo largo per le elezioni regionali in Basilicata del 21 e 22 aprile. Dopo la rinuncia di Domenico Lacerenza, il nuovo candidato sarà Piero Marrese, mentre Angelo Chiorazzo annuncia che andrà avanti da solo. Intanto il leader di Azione, Carlo Calenda, attacca. Elie Schlein non mi risponde al telefono da giorni. Spazio alla cronaca sul Messaggero, con l'ultimo femminicidio avvenuto sabato sera a Roma. Accoltella la moglie davanti alla figlia. Xuemei Li è stata uccisa dal marito sotto gli occhi della bimba di 5 anni. La coltellata al costato è stata fatale per la donna cinese di 37 anni, morta nella sua casa al Quadraro, popolosa periferia est di Roma. L'uomo, un connazionale di 36 anni, è stato rintracciato in strada dalla polizia e arrestato poco dopo. A dare l'allarme la figlioletta, che ha bussato alla porta dei vicini. Mamma non si muove più. Fisco immobili in primo piano sul Sole 24 ore. Bonus casa, cessioni all'ultima chiamata con importi record. Entro il 4 aprile le opzioni sulle spese 2023.
costi al top e mercato bloccato, ma le imprese hanno capacità d'acquisto per 68 miliardi. Nelle pagine interne, la scadenza del 4 aprile segnerà la fine dell'ultima grande tornata di cessioni e sconti in fattura per il super bonus e gli altri bonus casa. Il decreto blocca cessioni, escluso la trasferibilità dei crediti d'imposta per quasi tutti i cantieri avviati dopo il 17 febbraio 2023. L'analisi di Infocamere mostra che le imprese hanno ancora capacità d'acquisto residua, ma il mercato resta bloccato e il costo dei bonus getta un'ipoteca sui futuri incentivi richiesti anche dalla direttiva Case Green. Chiudiamo la rassegna con Quotidiano Nazionale. Ramadan in classe, i presidi tutelare i bimbi e c'è chi chiude la scuola. In un istituto fiorentino le maestre segnalano il caso, dando il via alla polemica. Critico il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. Tutti si devono ricordare che viviamo in un paese laico, dove anche la scuola è laica. Oggi che viviamo in una società multietnica, la scuola deve aprirsi a tutti i popoli e a tutte le religioni, ma tenere gli studenti a digiuno è una forzatura, dice Giannelli. Torniamo ora al voto in Russia con i dettagli della protesta silenziosa ai seggi nel reportage dell'ANSA firmato da Alberto Zanconato. Qualcuno aspetta gli amici e una coppia si guarda intorno, ma tutti osservano a distanza di sicurezza il seggio. Mancano pochi minuti all'ora X del mezzogiorno contro Putin, la protesta a cui Alexei Navalny ha chiamato i russi nel suo ultimo appello prima della morte. Poi qualcuno si fa avanti e si scatta un selfie. A quel punto, quando è chiaro che la polizia non interviene, anche gli altri avanzano e in pochi minuti si forma una lunga coda. Così nel centro di Mosca centinaia di persone hanno deciso di manifestare la loro opposizione al presidente russo che si avvia verso il quinto mandato. La fila più lunga che l'ANSA ha potuto testimoniare si è formata in una stradina laterale della storica via Arbat nel cuore della capitale. Circa 300 persone hanno aspettato pazientemente in silenzio il loro turno per entrare. Molti giovani, ma anche gente di mezza età, qualcuno venuto con il cane al guinzaglio. La richiesta di Navalny, rilanciata dal suo team dopo il decesso del dissidente nella colonia artica dove era detenuto, era di presentarsi ai seggi tutti alla stessa ora. Non importa per chi si decidesse poi di votare o di non votare affatto, come è avvenuto per i funerali di Navalny il 1 marzo, l'ingente schieramento di forze di polizia è stato impiegato solo per sorvegliare la situazione e regolare il flusso degli elettori. Diversi media indipendenti hanno mostrato le stesse scene in altri seggi della capitale e altre città, tra cui San Pietroburgo. Dall'estero, l'ex portavoce di Navalny, Kira Yarmish, ha pubblicato su X foto di file ai seggi anche nelle regioni di Sverdlovsk, Togliatti e Chelyabinsk. Ma per quanto riguarda Mosca, i raduni si sono registrati nei quartieri centrali più agiati, dove risiede quella classe media da cui provengono gran parte dei seguaci di Navalny. Diversa la situazione nella periferia, dove non si è osservata alcuna affluenza particolarmente elevata. Una grande partecipazione alla protesta è stata invece registrata davanti alle ambasciate russe, dove si votava in molti paesi, come a Berlino, dove la vedova di Navalny, Yulia, è andata al seggio presso la sede diplomatica, accolta dagli applausi della gente all'esterno, o a Roma, dove tra quelli che erano in attesa si sono levati cori di Russia senza Putin e no alla guerra. Durante la protesta non sono stati registrati incidenti o scontri. È vero che l'ONG OVD Info ha segnalato 74 fermi, ma secondo la stessa fonte si tratta di persone prese in consegna dagli agenti in diverse circostanze. Tra di loro, per esempio, figura l'attivista Anastasia Kuznetsova, bloccata mentre usciva di casa San Pietroburgo, un giornalista della testata indipendente Fontanka, fermato per ragioni non chiarite mentre cercava di entrare in un seggio nella stessa città, un uomo che a Ufa ha cercato di depositare nell'urna una foto di Navalny e una donna a Kirov, che aveva deposto 4 garofani davanti ad un seggio per quella che ha definito la morte della libertà. Molti di coloro che hanno espresso la loro opposizione a Putin si dicono del resto consapevoli del fatto che si è trattato di una protesta altamente simbolica
simbolica che non potrà portare frutti concreti in tempi prevedibili. Purtroppo penso che queste elezioni andranno come pianificato dal governo, lui sarà rieletto, gli disegneranno i volti che gli servono, si inventeranno qualcosa, dice all'Ansa Sergei, 37 anni, un manager pubblicitario nel settore automobilistico contrario al Cremlino. Penso che queste elezioni servano a dimostrare il presunto amore del popolo verso il leader, ma posso assicurarvi che non è così, aggiunge, dicendo di aspettarsi nuovi giri di vite e forse anche una nuova mobilitazione. Ma lo stesso fatalismo risuona anche nelle parole di un affezionato elettore di Putin che non è andato alle urne a mezzogiorno. Alla domanda per chi ha votato alle ultime elezioni nel 2018, Anton, anche lui di 37 anni e manager aziendale, risponde con ironia: lo vedrete quando verrà insediato. Quanto alle sue previsioni su come sarà la Russia del quinto mandato di Putin, dice di pensare che nel periodo particolare che il paese attraversa ci si può aspettare di tutto, nel bene e nel male. È un periodo instabile, conclude. È impossibile fare pronostici. Per gli aggiornamenti su queste notizie, per le top news e gli approfondimenti su tutti i temi del giorno, andate su ansa.it e ricordatevi di seguire il podcast Ansa Daily sulla piattaforma su cui ci ascoltate. Per oggi con Daily Prime Pagine è tutto. Vi saluto augurandovi una serena giornata.